Finché c'è vita c'è speranza. Ciao Massimiliano, come stai? Sto bene, e tu carissima Anna Paola? Bene, bene, bene. Oh, che bello, ti sento energica oggi. Beh, oggi sì, sono abbastanza energica, dai. Beh, sì. Ma è anche l'argomento che abbiamo preparato per questa trasmissione, renderti energica? Certo, ma lo è sempre, io sono energica grazie anche a questa trasmissione. Beh, quindi... se non fossi vitale, insomma... Sì, no, sprizzo vitalità stamattina. Energia vitale, ci vuole. Assolutamente sì. Vuoi introdurci tu l'ospite di questa mattina? Assolutamente, ma lo faccio con grande piacere perché è una nostra carissima amica... che insomma ci è venuta a trovare anche se collegata con noi a distanza si chiama Maria Bruna Cilli dell'associazione Progetto Angelica. Ciao Bruna, come stai? Ciao Bruna. Ciao, sto bene, grazie. Benissimo, una voce bella squillante, quella che ci vuole. Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi abbiamo deciso di invitarti, cara Bruna, non per farti un interrogatorio, scherzo. No, non no, facciamo assolutamente, interrogatori, assolutamente. Facciamo piacevoli conversazioni. Esatto, proprio per quello ti abbiamo invitato, perché molte volte il Movimento per la Vita che cura questa trasmissione si trova a collaborare piacevolmente con altre associazioni e, insomma, quella di cui tu fai parte è una di queste, e devo dire che soprattutto sul territorio di Montesilvano, qua faccio un po', come dire, outing, come si usa giusto, dire. Ma tu sei di Montesilvano, è giusto, capito. Collaboriamo molto spesso, vero Bruna? Assolutamente sì, sì, è verissimo. Io e Massimiliano collaboriamo molto con le ragazze insieme. Sì, perché... voi come associazione fate un po' una sorta di CAV, diciamo così, possiamo dire questo? Esatto, sì, assolutamente. Allora, per chi non vi conoscesse, io vi conosco perché comunque collaboro col Movimento per la Vita di Montesilvano, ma per chi non vi conoscesse, chi siete voi? Lo vuoi spiegare in poche parole? Assolutamente sì. Allora, noi siamo un'associazione di volontariato che aiuta le donne a portare avanti le gravidanze. Quindi, di fronte a una scelta di una gravidanza indesiderata, proponiamo delle alternative a questa donna per aiutarla per dare vita, per dare la vita a questo bambino. Sì. E l'aiutiamo in tanti modi. Diciamo da quando scopre di essere incinta, con un sostegno psicologico, di ascolto, economico quando serve in base al caso, con tutto ciò di cui ha bisogno per farle vivere nel miglior modo una gravidanza serena ed arrivare a far nascere questo bambino nella maniera più serena e tranquilla possibile, anche dopo, diciamo, che diventiamo una grande famiglia. Quest'anno abbiamo preso anche l'ombrellone insieme per le ragazze, proprio per creare dei momenti di aggregazione tra questi bambini. Ci andiamo a trovarli ogni tanto? Sì, mi piacerebbe molto. Io poi adoro i bambini. Quando volete, ci fa tanto piacere. Un po' di fresco lo vogliamo pure noi, sai com'è? Sì, lì si sta anche bene, dai. Benissimo. No, a parte le battute, perché poi facciamo queste battute anche perché è importante, come dire, il clima poi che si crea, che è un clima, è un clima anche allegro, vero Bruno? Familiare, ecco. Come tutte le famiglie, ci sta il momento in cui magari si è più serio, il momento in cui si ride e si scherza. Assolutamente sì. E soprattutto in questo periodo ci vuole ancora di più, permettimi di dire, sì. Quindi un po' di leggerezza in più ci vuole. Sì. E quindi... sì. E quindi come fate? Assolutamente solari. Bisogna essere solari, è sempre aperti, come dire. E come fate a intercettare, diciamo, queste ragazze che poi si rivolgono a voi?
Allora, niente, sono le stesse ragazze o amiche delle ragazze che ci contattano e ci chiedono, insomma, di aiutarle, quindi magari un appuntamento, oppure collaboriamo molto anche con i consultori, quindi i consultori a conoscenza della nostra associazione ci chiamano per dei casi che poi ci indirizzano e insieme facciamo una specie di rete sul territorio, appunto anche col Movimento per la Vita e tutto, analizziamo il caso e vediamo qual è la maniera migliore per poter essere vicino a queste donne. Se uno volesse contattarvi, come deve fare? Allora, noi abbiamo, vabbè, c'è il mio numero e quello di altre due colleghe sulla locandina. Il mio numero è 340 90 28 28. Diamo il tempo di quindi lo ripetiamo magari. Sì, lo ripeteremo sì. Anche verso la fine, che dici? Sì, assolutamente, sì. Poi abbiamo la pagina Facebook, Progetto Angelica Pro Vita. E la pagina Instagram, quindi siamo un po' ovunque. In molte parrocchie c'è la nostra locandina, perché noi partiamo sempre da una base spirituale, rifacendoci a Santa Teresa di Calcutta. Sì. Quindi facciamo molti momenti di adorazione per la vita, in quanto riteniamo che la vita sia il primo dono che Dio ci fa e va accolta in ogni caso, no? Certo. E quindi sulla base di questo la nostra forza appunto è la preghiera. E quindi anche in molte parrocchie si trovano le nostre locandine e niente, questo è un po' la nostra spiritualità, insomma. Benissimo. Sì, perché poi era importante l'aspetto anche della collaborazione, no? Perché uno potrebbe pensare c'è il CAV, quello del diciamo associato al Movimento per la Vita, basta quello. No, non basta quello, perché molte volte i CAV, è vero Bruna, che molte volte voi stessi segnalate anche ai CAV delle situazioni particolari? Assolutamente sì, in base al territorio spesso cerco i CAV di riferimento. Mi è capitato con Torino, che poi siamo diventate molto amiche, con Latina, con Milano, quindi avendo un'attività molto anche sviluppata sui social ci contattano un po' da tutta l'Italia, anche dall'Olanda, e quindi cerchiamo i casi, le situazioni più vicine, no? Quindi le associazioni di sostegno alla vita più vicine, e quindi mi sono trovata spessissimo a collaborare con i CAV, assolutamente. Sì. Questo ci dimostra ancora una volta come il lavoro in sinergia sia fondamentale. È fondamentale anche perché abbiamo un'anima comune, no? Sì. La voglia di salvare la vita è la stessa. E quindi assolutamente fondamentale, anche perché io non potrei mai arrivare a Latina con le mie forze, e quindi per anche noi se è conoscendoti solo... ci arriveresti. È vero, ho fatto anche molto peggio, sì. Per la vita è tutto, anche perché questa associazione che prende proprio il nome Progetto Angelica da un'esperienza che ho avuto io personale. Diciamo che stavo per perdere mia figlia Angelica e quindi ho ben compreso sulla mia pelle cosa significa stare per perdere un figlio. E quindi ancora di più queste creature le proteggo, cerco di proteggerle con tutta me stessa. Ti do talmente tanto ragione in questo senso, che quando io sono sempre del parere che quando uno vive delle situazioni sulla propria pelle comprende appieno quello che sta succedendo, più di ogni altra persona, esatto, in qualunque situazione. Esatto. E oltre a questo, oltre a me, è comunque il Signore ha chiamato veramente altre persone che... chiamate proprio con delle esperienze sulla loro vita, si trovano oggi qui a fare servizio per noi, quindi anche donne che hanno abortito e quindi conoscono in maniera
molto vicina a questa sofferenza e sono spinte ancora di più nell'ascoltare ulteriori donne che hanno abortito, perché noi offriamo anche questo servizio che si sta diffondendo sempre di più, in quanto le ragazze che hanno abortito soffrono, no? Sì, parecchio anche. E quindi si rivolgono. Posso testimoniarlo, quindi ho testimonianza diretta. Bruno, adesso ci ascolteremo una pausa musicale e dopo riprenderemo la nostra conversazione. Va bene. Sarà fin troppo semplice
mentre tu ti giri e continui a ridere. Ebbene, questa era Elisa. Con la sua A modo tuo, questo è un brano che mi commuove sempre, Anna Paola. Anche a me. Perché dice delle cose verissime e poi quando dice andrai a modo tuo, cadrai, ti alzerai, sempre a modo tuo. È quello che con i bambini succede. Ma insomma. Così è la vita del resto. Assolutamente sì, assolutamente sì. È vero che l'amore di una madre, anche se uno si allontana, c'è sempre. Però quando non riesci ad alzarti da sola, non sempre ci può essere una madre, per diversi motivi, quindi... Però comunque, insomma, qualcuno che ti aiuta. C'è sempre, fine, quello che volevo arrivare a dire. Assolutamente sì. E questa è una cosa, così coinvolgiamo di nuovo Maria Bruna Cinni dell'Associazione Progetto Angelica, che ci capita spesso con le mamme che si rivolgono a noi, perché anche a loro, poi alla fine noi ci troviamo sempre a dire no, vedrai che adesso ti alzerai, poi andrai avanti a modo tuo e quando cadrai magari comunque saremo lì. Sì, è vero, Bruna, sostenere. Succede questa cosa? Sì, è vero, e questo lo sperimento molto sulle ragazze. Ci sono dei periodi in cui si sentono un po' più fragili ed è lì che tu ti senti proprio... che tu devi mostrare ancora di più il tuo esserci, la tua vicinanza, perché ci sono queste cadute, no? Comunque certo. La gravidanza è un grande cambiamento nella vita di una donna e quindi le donne devono sentirsi amate, l'amore di una madre, ma anche l'amore, in questo caso nostro, può guarire. Anche perché l'amore di Dio non ha legami di sangue. Esatto, stavo per dire quello, sai. Sì, esatto. E quindi niente, questo è vero, assolutamente. A volte, anzi, capita che delle ragazze sono spinte dalle stesse madri a fare questa cosa, no? Che è l'aborto. Però appunto io penso che il Signore ci manda delle altre madri non di sangue, che in quel momento magari comprendono, sono un po' più lontane dalla situazione, riescono a parlarti con un po' più di lucidità, no? Perché di fronte a un cambiamento noi vediamo sempre subito il problema, invece tendiamo a nascondere quali sono i lati positivi, come quelli di una vita che non porta altro che gioia e amore in una famiglia, nient'altro. Sì, poi questo è un tema che abbiamo toccato anche nell'ultima puntata, quando dicevamo che spesso le donne non sono libere di essere madri. Forse esatto. Questa è la libertà più grande che manca alle donne oggi, sei d'accordo? Sì, sì, purtroppo è proprio vero, ma perché questa società ti porta da tutt'altra parte, insomma. La maternità è vista come un ostacolo, invece la maternità è proprio una massima espressione dell'amore, non è un ostacolo. Io dico anche massima espressione della vita umana. Esatto. Esatto, io quando guardo i miei figli spesso mi emoziono perché in loro vedo veramente la creazione, l'amore, la gioia, la mia vita. Posso chiederti quanti anni hai? Sì, io ho 33 anni. Ho capito, no, per avere un'idea dell'interlocutrice. Mi fa piacere, quindi sei anche giovanissima. Perché magari all'ascolto ci sono persone più o meno della tua età che magari, ecco, se ci fosse all'ascolto qualche persona, qualche donna che si trova incinta e non sa cosa fare, tu che cosa ti sentiresti di dire? Io mi sentirei di dirgli che dentro di sé ha il dono più grande e il regalo più grande che la vita le sta facendo, di non guardare, di concentrarsi sulle cose belle, quindi di immaginare già tra le sue braccia questa creatura che vive per lei, e se anche in questo momento
lei si sente sola, non amata, questa creatura l'amerà per tutta la vita. Sicuro, perché ricordiamo sempre che tra la madre e un bambino c'è un legame che va oltre la vita. Assolutamente. Io così dico. E sì, a questo proposito, io direi che è arrivato il momento di ripetere i riferimenti della vostra associazione. Prendete Bruna. Carta e penna innanzitutto, lo dico ai radioascoltatori. O il cellulare per quelli più moderni. Qualunque cosa. In tempi moderni. Sì. Allora, cominciamo con il primo riferimento. Il numero di telefono. Sì, 340 90 20 828. Allora, tu lo ricordiamo, sei Maria Bruna, giusto? Maria Bruna Cigli, sì. Maria Bruna Cigli, appuntatemi anche questo. E invece la pagina Facebook è? Progetto Angelica Pro Vita. Ok, questi sono, diciamo, i riferimenti ai quali si può contattare la vostra associazione. Invece, cara Anna Paola, i nostri riferimenti, te speravi di scappare oggi, no, assolutamente alla nostra mail. No, non volevo sottrarre del tempo, sto scherzando. Qualche messaggio prezioso che Maria Bruna ci voleva dare. Sì, allora, la nostra mail è? radiosperanza@diocesipescara.it, abbiamo un telefono che è lo 085 69 02 27. Siamo contattabili anche attraverso SMS e WhatsApp al numero 331 398 96 98. E poi c'è Facebook, sì, e tutti i canali social che già sapete, sì. Tra l'altro, se vi siete persi, diciamo, i riferimenti dell'associazione Progetto Angelica, potete contattarci. Sì, assolutamente, anche perché ricordiamo che con questa trasmissione nello specifico siamo anche in podcast, quindi ci potete ritrovare, ci potete su YouTube, davvero ovunque, ovunque, insomma. E non dimenticate gli 87.6 MHz. E allora, davvero grazie a Maria Bruna, grazie per essere stata Maria con Bruna noi. Di vero cuore, veramente una testimonianza grazie preziosa. Un abbraccio da parte nostra a tutte le mamme che assistete, a tutti quanti voi. Grazie mille, a presto. Grazie a voi. E a presto, grazie anche a voi che ci avete seguito e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.